Braccelli. L'Aquila Rugby gioca a rugby, almeno nel primo tempo. Questa è la novità in un campionato da dimenticare presto, visti i risultati sinora. Al Fattori il Prato, a 2 punti dal Paradiso, la vetta della classifica è occupata dal Viadana. Contro i Toscani invece si vede un buon rugby nei primi 40 minuti. Buona la mischia, buona soprattutto la difesa. Subito una brutta notizia per i neroverdi. Bordonaro, nuovo pilone, esce dopo pochi minuti per infortunio. A segnare su calcio ci pensa un recuperato Federico Del Pinto. Succede al 18esimo, si replica al 32esimo. 6-0 con gli aquilani concentrati che comunque prima del riposo subiscono la meta degli ospiti. 3 mischie consecutive e Bernini che esce dal gruppo con un dubbio passaggio in avanti e mette oltre la linea. Il primo tempo si chiude comunque sul 6-5 per gli abruzzesi. Al quarto della ripresa, Del Pinto da piazzato sbaglia l'occasione per allungare, ma per l'ormai conosciuta legge del contrappasso, Prato passa in vantaggio all'ottavo con un piazzato di Ragusi. L'Aquila pasticcia un po', l'arbitro Colantonio anche, e Ragusi, sempre sul piazzato, allunga per il Prato, avanti di 5 punti sull'11-5. Al 31esimo si allunga la serie di Ragusi su calcio e cresce il divario con gli ospiti avanti di 8 punti. L'Aquila sembra aver dimenticato l'approccio del primo tempo e l'arbitro fa il resto. 9 minuti sono troppo pochi per una squadra come l'Aquila che quest'anno ha carenze in tutti i ruoli. Stessa cosa non si può dire per il Prato che sogna il primato e va in meta al 37esimo con Saccardo e a tempo scaduto, questa volta con Maestrovic che porta l'ovale oltre la linea. Per l'Aquila nemmeno il punto di bonus, finisce 26-6. Vi lascio al meteo, buonasera.